La presentazione della raccolta di poesie I versi della carrozzella di Gennaro Morra, vincitrice di numerosi premi di poesia, è stata la prima uscita ufficiale dell'associazione No Limits al di là del muro della presidente Patrizia Galipò, avente come scopo la promozione della cultura della diversità. Nello statuto della nostra associazione c'è l'idea di attraversare i muri, o meglio di abbattere i muri, le barriere comporta la diversità, perché purtroppo la diversità è intesa ancora oggi come un limite e non come un valore, quale invece è. Abbattere questi muri, abbattere le barriere, non solo quelle architettoniche che purtroppo ancora ci sono, non solo quelle burocratiche che sono veramente pesanti, le barriere che appunto girano, ci sono purtroppo attorno alla disabilità dal punto di vista burocratico, ma le barriere soprattutto quelle culturali. I versi per comunicare un disagio, un punto di vista differente sull'amore e sulla vita che altrimenti rimarrebbe soffocato. L'obiettivo a cui mira Gennaro Morra con i suoi scritti è l'immersione totale dei lettori nel suo mondo, il mondo di un uomo affetto da tetraparesi spastica, innamorato della vita e impegnato quotidianamente a superare i pregiudizi ed i limiti che spesso la società impone ai diversamente abili. Il libro è una raccolta di poesie, sono 60 poesie scritte in 20 anni di vita e parlano soprattutto d'amore, amore stupido da un uomo disabile. Anche Gennaro attraverso il libro, io attraverso la danza in carrozzina, ognuno a suo modo, con le proprie capacità, cerchiamo proprio di far capire che la vita è bella e quindi lo urliamo per farlo capire, perché veramente la vita è bella e tutti abbiamo diritto di viverla.